Sono le 20 e 13 minuti qui a Radio Circuito Solare. Siete connessi con il numero 384 di Radio Altra Musica, il programma del martedì sera in compagnia di Andy Simonello e della migliore musica alternativa del XX secolo. Programma che parte verso le 19:35 circa e arriva verso le 21:10, sempre in diretta radiofonica, ma dalla diretta anche su internet tramite il sito di Radio Circuito Solare. Ricordo, i programmi registrati sono disponibili su YouTube e su Facebook. È il momento dello spazio aperto che stasera si occupa della seconda parte della presentazione del nuovo album della premiata Follini Marconi, prima parte che è andata in onda il 15 ottobre scorso. Da poco uscito in commercio PFM in Classic, doppio CD, triplo LP, dove il gruppo rivisita con la Symphonic Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori splendide pagine della musica classica di celebri autori quali Mozart, Saint-Saëns, Dvorak, Mahler, Prokofiev, Rimsky-Korsakov, Verdi, Mendelssohn, Rossini, inserendo nel contesto delle partiture anche delle loro composizioni inedite. Inoltre presentano sempre, accompagnate dall'orchestra, rivisitazioni di alcuni loro celebri brani. Oltre ai tre componenti storici della premiata, cioè Franco Musica alla chitarra e voce, Patrick Zivas al basso e Franz Di Ciocio alla batteria e voce, hanno partecipato alle registrazioni Lucio Fabbri al violino come ospite speciale. D'altronde suona con la PFM dal 1978, quando fece parte alla famosa tournée con De André, e poi Roberto Gualdi, batterista aggiunto e percussioni, e Alessandro Scaglione alle tastiere. Come nella prima parte, ho scelto anche stavolta tre brani di musica classica e in conclusione ascolteremo uno dei brani celebri della PFM adattato con l'orchestra. Primo brano è di Mahler, è la Sinfonia numero 5, quarto movimento Adagietto, incluso Adagietto e Adagio elettrico, da PFM in Classic con l'orchestra premiata Fornería Marconi. Thank you.
Secondo brano che ora ascoltiamo dalla premiata Forneria Marconi da PFM in Classica è un brano di Prokofiev, Romeo e Giulietta, Danza dei Cavalieri, incluso Il potere dell'amore e Gli amanti di Verona, premiata Forneria Marconi.